Puoi essere libero soltanto da ciò che conosci. Ciò che non conosci ti prende alle spalle. Questa è una citazione che tu usi spesso di Nisargadatta. Me la potresti spiegare meglio? Che cosa intendeva dire? C'è un aspetto abbastanza evidente, no? In questa affermazione, cioè se pensiamo, tanto per chiarirci le idee, a tutto quel contributo che ha dato la psicoanalisi, no? Alla nostra conoscenza della mente, è chiaro che noi i nostri peggiori ostacoli a liberarci dalla sofferenza nascono dal fatto che spesso le cause sono inconsce e sono inconsce perché nascono da esperienze troppo dolorose per poter essere prese nella nostra coscienza, no? Quindi preferiamo dimenticare, preferiamo non pensarci e a furia di non pensarci ce ne dimentichiamo. Alcune cose non arrivano mai alla coscienza. E allora tutti questi condizionamenti del passato, questo si trova anche in tanti aspetti delle varie soteriologie indiane, come lo yoga, il buddismo e così via. Cioè il potere maggiore che hanno i condizionamenti che vengono dal passato nasce dal fatto che noi non ne siamo coscienti, che agiscono da una zona dove noi non vediamo. Avidya, in Oriente, che è il termine per indicare appunto il maggior ostacolo a essere liberi e felici, vuol dire, viene dalla radice vid, la stessa del latino video, vedere. Con la A privativo vuol dire non vedere. Quindi avidya vuol dire nescenza, non vedere, non essere coscienti. È per quello che le cose che noi non conosciamo ci possono manovrare come dei burattini e possono procurarci tanta sofferenza. Quindi per essere liberi da qualcosa dobbiamo prima poterlo vedere in faccia e allora può darsi che ce ne possiamo liberare. Se io agisco in modo pavido, vigliacco, e non me ne accorgo, non lo vedo, no? Usando quel famoso meccanismo che è la razionalizzazione, ho agito così perché era meglio, eccetera, eccetera, e non sarò mai libero dalla mia paura. E quando io vedo, vedere qui vuol dire anche sentire, che in quella situazione io ho agito in maniera pavida, che ho una possibilità di liberarmi di quella paura, perché già una paura che io riesco a vedere è un passo avanti rispetto a quando io agisco per paura senza neanche rendermene conto, o per rabbia, o per desiderio. Quante cose siamo disposti a fare, quanti compromessi per un desiderio, senza sapere tutto questo. Quindi la luce della coscienza, della conoscenza, quindi, in qualche modo rende certi meccanismi, disattivano certi meccanismi e ce ne liberiamo. Nel caso però della frase di Nisargadatta, ci sono altre implicazioni. Viviamo in un mondo di concetti e che questi concetti, ci impediscono di vedere quella che è il nostro vero sé, la nostra vera identità profonda con tutte le cose. Allora, questo mondo di concetti che ci autolimitano agisce inconsapevolmente, devono essere messi alla prova questi concetti, devono essere conosciuti, dobbiamo conoscere tutti i nostri meccanismi di autoinganno, no? In maniera tale che una volta visti si dissolvano. E sono tanti. Come diceva Mark Twain, il pericolo vero non sta tanto in ciò che noi non sappiamo, non conosciamo, quanto in quello che crediamo sia vero e non lo è. Cioè il problema viene da ciò che conosciamo in realtà, cioè, che sembra contraddire quello che dice Nisargadatta quando dice ciò che non conosciamo, no? Ci manovra, quindi possiamo essere liberi solo da ciò che conosciamo. Però dobbiamo conoscere tutto ciò che è falso come falso, dice
Nisargadatta. E una volta che noi abbiamo visto, riconosciuto come falso tutto ciò che è falso, quello che resta è la realtà. Il bello è che la realtà non è possibile conoscerla attraverso i concetti. La realtà è qualcosa che noi non possiamo conoscere, è qualcosa che noi siamo in realtà. È un altro modo, se volete, di sentire la realtà. Quindi, paradossalmente, da un lato noi dobbiamo conoscere tutto ciò che il conosciuto, va bene? Dobbiamo conoscere tutto quello che conosciamo in maniera approfondita, in maniera da riconoscere che in realtà questo non è la vera realtà, ma è solo uno schema. Quindi dobbiamo conoscere il falso, nel senso ciò che non è la realtà, ma è solo un concetto, e uno dopo l'altro conoscere tutti questi concetti, e nel momento in cui li conosciamo li possiamo lasciare andare, come dicendo questo non è la realtà, questo non è la realtà, è una mappa, non è il territorio, questo non è il territorio. Quando abbiamo scartato, attraverso questa conoscenza però immediata, tutto ciò che è conosciuto, quello che resta è l'ignoto, cioè la realtà. Da questo punto di vista va capito bene la cosa. In qualche modo i concetti e le idee che noi nutriamo inconsciamente sono un pericolo per noi, ci portano sofferenza. Quindi le dobbiamo conoscere, ma una volta che le abbiamo conosciuti, automaticamente non hanno più il potere di dirmi che cosa è reale e che cosa non lo è. E quando tutto ciò che aveva, si era arrogato questo potere, se ne va, non è che esiste un'ultima cosa che mi dice che cos'è la realtà. È proprio quando tutto ciò che pretende di spiegarmi, di farmi conoscere che cos'è la realtà, se ne va via, che la realtà finalmente diventa evidente per quello che è, senza bisogno di mediazioni o di schemi. Ecco perché, per esempio, per portare l'esempio di un altro grande saggio dell'India, che è stato Jiddu Krishnamurti, uno dei suoi libretti più belli si intitola Libertà dal conosciuto.